Quindi noi riprendiamo il collegamento col primo piano su Mister Rabona, torna a calcare il campo, quantomeno la panchina di questo Lampedusa che torna a illuminare le sere di Sbordone League. E questo è l'ultimo test match, forse per voi il primo, giusto? Perché settimana scorsa non avete approfittato delle due settimane che precedevano il campionato. Quest'oggi ad affrontarsi sono AC Wimbledon e Lampedusa. Per l'AC Wimbledon, ovviamente dalla panchina, l'amuleto Buddha Remida. Tutto quello che tocca è oro. Oro, forse gol, va dai, non diciamo oro. In ogni caso il Sid torna tra i pali davanti al capitano del Wimbledon, Vollero. A sinistra il Ciolo Simeone, a destra gioca il Poschito. A centrocampo giocano Di Maio e De Iorio, in attacco gioca Esposito, occhio qui, Arrezzuto col sinistro, l'attaccante del Lampedusa, nuovo innesto dei ragazzi di Mister Rabona. Lampedusa con i pali, tra i pali gioca Pepito Nacci, difensore centrale Martone, a sinistra gioca Allenacci, Marciano giusto sulla destra, Marciano sulla destra, a sinistra abbiamo detto giusto Nacci. A centrocampo giocheranno Martone Junior e Carlo Rossi, in avanti a disposizione per il Lampedusa c'è Rezzuto con Ciaba che agirà sulla fascia destra. Ora Rossi che muove palla di qui per allenarci il treno di questo Lampedusa. Martone ora di impostare, alza la palla, un po' complicata qui la pennellata, fatti è fuori. Fallo laterale per il Wimbledon con Esposito che muove palla. Già perso il possesso, Rossi. Occhio alla percussione, Carlo Rossi, palla nello spazio per Nacci, Poschito preciso, occhio Arrezzuto col sinistro, incrocia, troppo, palla sul fondo. Via i pasticci, mette una pezza Vollero, con un po' di calma, forse troppa, De Iorio. Cambio look per lui, barbone e capello lungo, vero? È il Sid più lontano che può, picchia forte dalle parti di Pepito Nacci. Ho dimenticato di menzionare Iervolino che prende posto a centrocampo. Intanto sta per entrare Salberg. Rossi, palla dentro per Martone, la palla sfila e il Sid la fa sua senza troppi problemi. Martone. Per Davide Martone, perde palla De Iorio, perde l'equilibrio invece. Ancora Davide Martone a combattere contro Posca, di lì non si passa, invece sì. Poi De Iorio esce dal traffico, serve Esposito. Martone fa buona guardia e spara dietro per Nacci. Ora Rossi, ancora Martone. Palla larga per Ciaba. Di prima Rossi, prova il destro, bomba alta, palla sul fondo. Martone di testa, leggerisce Rossi, tiene palla. Aspetta il movimento di Ciaba, che palla di Rossi. Ciaba in estirata, la tocca il Ciolito, la palla è ancora in campo. Ancora Ciaba, vuole il fondo. Occhio lì, alla Cora che galleggia sulla linea di fondo, non esce. Quindi De Iorio spara sui gioielli di Martone. Marciano qui con le mani, no, involontario. Martone, destro violento, mamma che palo. Martone da casa sua fa tremare la porta del Sid. Martone alza un campanile, si avventa Iervolino che sbaglia il controllo, fallo laterale. Sid lancia a lungo, svetta Rossi, secondo momento ci arriva Martone, ora Iervolino prova a contendersi il pallone lì con Ciaba che recupera. Poi palla dietro a Martone. Allenacci. Ora Davide Martone prova a servire Nacci che in qualche modo trova il pallone, trova anche Posca e spara in fallo laterale. Martone. Palla ad Allenacci. Occhio ai suoi cross. Palla dentro dall'altra parte. Scorre Rezzuto ad un filo dal palo. Palla sul fondo. De Iorio lancia lungo. Marciano, Rossi, palleggio ancora da Marzano. De Iorio per Di Maio, combatte ancora Rossi su tutti i palloni, esce fuori Marzano, la palla è per Rezzuto che non aggancia. Occhio qui a pasticci,
Vollero, ci mette una pezza in calcio d'angolo. Troppo distratti qui. Due pilastri della difesa del Wimbledon. Intanto entra Buddha ed esce Danilo Di Maio. Entra Bergaldi ed esce Matteo De Iorio. Ciaba morbida a cercare Martone. Esce bene il Sid che lancia Iervolino. Ottimo qui Marzano in due tempi, molto bene. Rezzuto aggancia, occhio al suo destro, sinistro a cercare Ciaba in aria, si immola Posca e poi Bergaldi. Ha perso qui intanto il focus. Che occasione qui per il Lampedusa. Riparte ora Nacci. Corale. Punta Posca. Poi pensa a una palla orizzontale. Non c'è nessuno. Fallo laterale. C'è El Ciolito. Caldi combatte con Rossi. Occhio a Posca. Carlo Rossi velocissimo. Ruba palla. Palla sul fondo. Vollero. Grande chiusura. Fallo laterale per il Wimbledon. Qui Esposito. Prova una palla improbabile. Match in due tempi. Occhio qui. Palla morbida del Sid. Martone a testa alta in fallo laterale. Ancora Martone. Buddha ritrova palla. Ancora Martone. E ora Davide Martone. Vai Davide, vai. Scarica per nessuno perché Rezzuto è preso in controtempo. Gestisce ora Vollero. Quindi è il Ciolo. Esposito, ancora il Ciolo, palla che non passa perché c'è Rossi, occhio qui, fallo da dietro, si continua, Rezzuto ancora a terra, problema ai tacchetti del 9 del Lampedusa. Ora Rossi, prova a pennellare, la palla è buona, Ciaba prova a mettere in mezzo di prima intenzione, ottima chiusura del Ciolo che fino ad ora sta giocando una partita quantomeno dignitosa. Ti trovi con me? Ciolo? Ti trovi? Tanto qui Martone prova a coordinarsi. Esposito. Serve Iervolino. Marzano benissimo. Ancora Esposito. C'è tutto libero Bergaldi. Ancora Nacci. Benissimo. Si è fatto male Esposito. Martone gestisce palla dopo il gioco fermo per infortunio di Esposito che è uscito addirittura dal campo. È entrato a sostituirlo De Iorio. Occhio a Ciaba, ancora trovato benissimo. Ciaba prova a galleggiare sul lato corto. Palla per Marzano, contrastato. Occhio qui, in mezzo a tre, tacco illuminante. Fuori misura, fallo laterale per il Wimbledon. Iervolino, come può. Poi Vollero, scambia con Iervolino. Occhio al possesso qui del Wimbledon. Ottimo l'intervento di Martone. Fallo laterale per il Wimbledon. Di Rezzuto. Palla vagante. Quasi innocua quella palla. Si avventa come un falco. Rezzuto fa 1-0 in avanti il Lampedusa. Bergaldi col sinistro in porta. Nacci si riscalda. Intanto è stato ammonito. Il più criticato dello Sbordone League, possiamo dirlo. Occhio qui alla palla dentro. Non attacca nessuno. Tant'è vero che Rezzuto non ha potuto impattare il pallone perché era fuori. Mani piedi, Cuccaro direttamente nelle parti di Nacci. Senza problemi. Palla ora ad Ale Nacci. Rossi dall'altra parte per Marzano. Nacci col sinistro, morbido, Rezzuto l'aggancia. Prova col sinistro, anzi no, una palla per Martone che prova a restituire il favore. Era buona l'idea, Vollero copre la posizione, quindi palla al Sid che lancia De Iorio col tacco, serve Rossi, ancora Rossi, prova una delle sue percussioni, Bergaldi gli ringhia, ancora Rossi, in mezzo a due, ancora Bergaldi, fallo laterale per il Lampedusa. Occhio ora, Ciaba che si coordina, è il Sid con una mano, quasi prendersi gioco del Ciaba. Ora Cuccaro, morbido a cercare De Iorio. Aggancio, non perfetto, palla a Nacci di tacco Rossi. Ancora Ale Nacci. Dall'altra parte per Rezzuto. E il Sid la tocca? No, fondo. Bene qui Rezzuto, anche in fase di recupero. Conquista anche fallo laterale. Esordio fino ad ora molto convincente l'attaccante della Lampedusa. Nacci. Palla per Martone, Posca
Fa il suo dovere. Poi Bergaldi, palla a Iervolino. Bene qui Marzano, molto bene. Ancora Marzano, palla nello spazio. Rezzuto prova a servire. Martone, fallo laterale qui per Lampedusa, si capisce poco qui, si è giocato in un metro. Intanto cambio, rientra Dani Di Maio, esce El Poschito. Di tacco Rezzuto, trova il pallone dopo un ripallo fortunoso, va via Rossi a Iervolino. Ancora Carlo Rossi per Rezzuto e il Sciaba col destro, palla deviata sulla traversa. Poi prova Martone. Di parte ora Esposito, fa la Buddha, Martone, Pernacci, bene qui Martone, ancora Davide Martone, palla a Rezzuto, Rezzuto col tacco per Martone, che azione, Iervolino copre, forse Martone qui commette fallo, sì è fallo, ancora un'ottima combinazione Yuri di questo Rezzuto e Baby Martone che giocano veramente bene Yuri. Ma sono Baby Mini. E devo dirti che anche Marzano sta facendo un'ottima partita, molto, innesti, molto, molto bene il Lampedusa in questa fase d'avvio. Era sempre una cosa che mancava a Lampedusa nelle scorse edizioni, forse con questi tre nuovi innesti un po' di grinta, vivacità, esatto. Occhio qui intanto alla palla, Martone, palla che arriva a Sciaba. Forse fallo, no, solo palla. Ritorna poi Sciaba. Ruba ancora Sciaba. Rezzuto, zona tiro per lui. Sinistro di Rezzuto. Fendente, largo, fondo. E Iorio prova a lanciare Buddha. Martone col petto. Dani Di Maio. Molto bene qui. Nacci in calcio d'angolo. Martone, occhio a contropiede. Esposito. Vince il primo contrasto. Poi Esposito ancora. Martone forse troppo. C'è fallo. Salberg va diretto in porta, Martone libera ancora. Rezzuto, palla a Di Maio. Di Maio per Esposito, prova a coordinarsi. Una cosa troppo difficile. Palla diretta da Lenacci, ancora contropiede. Ora Lenacci, in realtà era Pepito a parare. Nacci parla a Rossi, è un po' lunga la falcata. Carlo Rossi riesce a gestire il pallone, dribbling che va bene su Vollero, palla che arriva a Rezzuto, in scivolata degli Orio molto bene, Nacci col sinistro, Vollero la rispedisce fuori, forcing del Lampedusa, che schiaccia in questo momento il Wimbledon, la propria metà campo. Rossi prova a dipingere, la palla arriva a Sciaba, Sciaba prova a puntare, Iervolino che tocca per ultimo, la palla non esce, è il Sid. Scavetto, lì esce bene ora il Wimbledon, un pressing quasi asfissiante. Yuri, come la vedi la partita? Ma il Wimbledon comunque cerca di costruire, però subisce assai. Centrocampo assai. Hanno veramente difficoltà, a volte buchi, a volte buchi. Palla a Nacci, zona tiro per lui, sinistro, potente, ma sul fondo. E il Sid lancia. Iervolino caccia in qualche modo, ritrova anche il pallone, passa il pallone a Salberg. Salberg nello spazio, Esposito a terra, non c'è fallo. Martone, Esposito qui, bel numero, leggerisce, anzi no, non passa il pallone, vuole andare da solo, poi fallo, no, c'è vantaggio, Iervolino in aria, ancora Iervolino, taglia Marzano. Ottima diagonale, palla in fallo laterale, numero di Esposito. Intanto qui De Iorio lascia a Nacci, sto manipiedi che arriva direttamente in braccio al Sid. Fuori Vollero e Iervolino, quindi riprende, anzi no, questo è un assetto tutto nuovo. Un centrocampista e un difensore centrale fuori, ora Di Maio se non sbaglio, difensore centrale o addirittura De Iorio. Busca sempre terzo a destra. Buddha di prima, molto bene. Nacci ancora meglio. Poi Rezzuto scarica a Dale Nacci. Palla dentro per Rezzuto, palo! E poi la palla carambola sulla testa del Sid. Ancora Rezzuto, 2-0. Ora Rossi, occhio. Palla nello spazio, Bosca è già tornato lì. Al Sid. Non era... retropassaggio, quindi il Sid prende palla in mano.
Occhio ad Esposito che prova un pallonetto per trovare Nacci impreparato, ci vuole ben altro. Rossi dipinge El Ciolo, intercetta poi Martone, apre benissimo qua da Nacci, di prima palla dentro per Rezzuto, contrastato da De Iorio, altra azione velocissima del Lampedusa. Calcio d'angolo di Nacci, cercare Marzano, palla di poco a lato. Bergaldi che aggancio, Ciaba che diagonale dall'altra parte del campo, fa laterale per il Wimbledon, c'è il Poschito su di lui. Palla che arriva a Buddha, occhio qui Nacci, ora Ciaba, bravo Ciaba per Martone, ancora contropiede però viene buttato Buddha, qui sbaglia il controllo, Martone lo aspetta lì, quindi Carlo Rossi, palla lui, palla scaricata qui a Nacci, Nacci fuori due in velocità, Ale Nacci, palla dentro Rezzuto, contrastato ancora da De Iorio, poi Rossi al destro occupato Esposito, bene occhio qui ad Andrea Esposito destro al lato sul fondo. Occhio qui, gran palla del Ciaba per Nacci, Nacci in mezzo, De Iorio ancora a sparare fuori, poi Ciaba, palla sul sinistro del suo piede, Bergaldi recupera, Nacci, poi Martone. Ancora Ale Nacci, fino ad ora chiamato in causa forse mai? Una curiosità. Curiosity. Per i nostri telespettatori. Volevo ricordare che il mister Rabona si è lavato i denti l'ultima volta che l'Italia vinse i mondiali, giugno 2006. Una cosa vergognosa. Occhio qui a Ciolo, Martone prende palla, sale lui ora, si stacca dalla posizione difensiva, rientra il Ciolo però, con tanta garra. Quindi Rossi vuole il destro, ancora chiuso, poi Martone che palla col destro, d'esterno. Non ci arriva il Ciaba. Buddha prova a girarsi destro sul fondo. Finisce così il primo tempo. Con Antonio che fischia più forte che può. Quindi riprende il secondo tempo. Risultato sempre di 2-0 per il Lampedusa. Palla lunga qui, la prima palla giocata dal Wimbledon. Per Esposito tra Martone e Nacci che è già dall'altra parte. Nacci mette palla in mezzo. Esposito in calcio d'angolo. Palla dentro, Martone non la trova per un pelo, Iervolino si accontenta del fallo laterale. Qui Marzano, Martone qui benissimo, palla dentro per Rezzuto, dall'altra parte per Ciaba che non ci arriva, fallo laterale, Antonio è laterale. Palla che arriva a Pepito Nacci, intanto qui si parla ancora dello scorpione di Giorgio Prisco, top gol di giornata, e Yuri già dice miglior gol di sempre, della vita. Occhio qui Ciaba col destro, schiaccia palo, e Sid forse troppo molle, poi Martone di un soffio al lato, ruba palla Martone, ancora preciso di testa da fuori aria, palla lentissima e morbida per Nacci, quindi Marzano, Rossi, Marzano dall'altra parte benissimo per Nacci, il cambio di gioco, ora Rossi prova col destro sul fondo, qui a Rossi non trova più il pallone, non è male. Occhio a De Iorio che lancia lungo, la palla è buona per Esposito. Esposito prova ad andare via a Martone, ma ancora una volta Martone è insuperabile. Martone qui subisce fallo invece Posca. Iervolino. Sei sicuro di te stesso? Rezzuto qui a contrastare Posca. Rossi, palla a Rezzuto, va via Rezzuto, Rezzuto col sinistro, trova ancora De Iorio, poi Martone, Rezzuto, prova ad andare in mezzo a due, Vollero. Bene qui De Iorio, palla nello spazio per Di Maio, che esce dal traffico, fa respirare un po' la squadra, Dani Di Maio, prova di tacco poi,
va anche via di forza. Fa laterale di Marzano. Esposito, bravo. Martone qui esce testa alta, poi forse dovrebbe farlo o no. Occhio qui, Marzano, senza fronzoli. De Iorio, la spazia in avanti, Ciaba domestica, poi serve qui Nacci. Corale Nacci ha visto il seed fuori dai pali. Il tiro è blando, Iuri. Belletario. Per Rossi che prova a dipingere il seed. Questa volta la mette in calcio d'angolo. È la prima volta del seed in questo... Minuto 32, Antò. È parecchio, è mezz'oretta, Antò. Abbondante. Occhio qui, De Iorio mette fuori. Occhio a Nacci che può armare il sinistro. Bomba che non arriva ancora De Iorio. Fare da... Occhio qui a Ciaba. E il Sid salta in testa. Primi sprazzi di Sid. Mette palla a terra. Palla ad Esposito. Prova ad andare via. Nacci molto bene. Fa laterale però per... Ah no, il Lampedusa. Posca, liscia. Poi Ciaba. Rossi. Restituisce il pallone. Pensavo 1-2. Palla sul fondo. Palla che non passa. Sì, passa invece. Vollero. Sbaglia il ciolo. Cali di concentrazione evidenti del Wimbledon. Marzano ora con le mani. Rezzuto. Braccia larghe, Vollero. Senza fallo. Quindi non è Marzano, ma è Marciano. Non cambia il fatto che ha giocato... giocato una partita pazzesca fino ad ora. Ringraziate ovviamente Marotta per averci suggerito un cognome sbagliato e anche quel cazzone di Orabona. Quindi fallo laterale per il Wimbledon. Marciano mette fuori. Posca verso Vollero. Spazio in avanti. Okay. Occhio qui. Rossi col sinistro! Carlo Rossi! Da centrocampo quasi. Con un piede che non è il suo, fa 3-0 e Lampedusa in avanti contro Wimbledon. Assente forse. Bergaldi finta al sinistro, poi palla che arriva al ciolo. Rallenta un po' la manovra. Buddha prova a girarsi, Rossi ritorna lì. E Martone per Davide Martone. Centrale per Rossi. Quindi ora Nacci. Iervolino un po' nulla, ancora vigoroso Nacci sul contrasto. Poi prova a dipingere Rossi, palla per Martone, resta lì e il Sid poi riparte, palla a terra, quindi Posca. Prova il pallone Ciaba, prova ad andare via in solitaria. Iervolino molto bene, Ciaba resta a terra. Ora Posca per Buddha, deve scambiarlo ma ancora Martone, un muro. Nacci, palla che non arriva a Ciaba, c'è Vollero. Rossi, domestica il pallone. Ancora Carlo Rossi, prova ad andare via. Posca, e poi Iervolino, ma la palla è uscita. Marciano, destro, violento, sul fondo. Marciano qui, e poi Antonio che mi viene addosso, e fallo, tanto questa. Era una banale scusa. Occhio qui, Rezzuto, la prende il Sid. Poi palla all'incrocio, al sesto palo, mister. E il Sid poi prova ad andare via. Rossi può ancora. Bergaldi recupera. Poi Iervolino ancora. Rossi è blu. Quanti pali? Sei pali per Lampedusa. E il ciolo, palla Buddha. Poi Ciaba prova ad andare via Posca. Ma Posca tiene botta. Quindi Voller in avanti. Iervolino la tocca male. Palla che non passa qui, Rezzuto, senza fallo qui. Bergaldi prova a tagliare tutto il campo. C'è Nacci! Questo è brutto. Cuccaro a giro! La tocca Nacci, calcio d'angolo. Non da squadra tranquillo. Occhio a Cuccaro. Versione dalla prova a concludere. Marciano si oppone, poi Esposito, palla che resta lì. Iervolino! Ha segnato Iervolino. Il gap tra le due squadre... resta segnato Iervolino, quindi 3-1. Sì, dal cerchio di centrocampo senza focus, fortunatamente El Sid fa il suo dovere, quindi Posca molto stanco. Posca abbiamo visto poco fuori forma, quindi Martone, palla a Nacci.
Vezzuto prova ad andare via col tacco, tiene palla in campo al Sid. Smanaccia, allunga poi per il Ciolo che perde palla, presa Martone. Martone col sinistro, Cuccaro, il calcio d'angolo. Ciaba, palla dentro, il Sid. La fa sua senza problemi, poi serve con le mani Buddha. Marciano, ringhia su di lui. Poi Nacci, restituisce a Pepito Nacci. Ciaba, servito e trovato. Ancora palla dentro, che sfila. Qui errore di Vollero forse, Iervolino per Di Maio che non stoppa, palla sul fondo. Occhio a Ciaba, palla per Rossi, può inventare da lì, prova col destro di poco alta, trema ancora il Sid, guarda quanto è sudato Anto. Sudatissimo. Buona. Di testa Nacci che prende l'ascensore, palla nello spazio Nacci, ancora Nacci, ora Martone aggancia, poi in palleggio per andare via Bergaldi, molto bene qui Bergaldi, va sul sinistro Salberg col sinistro, si oppone ancora alle Nacci, poi De Iorio, la riscodella dentro, Esposito l'allunga per Iervolino, sicuramente uno dei migliori dei suoi, prova poi Esposito, bisticcia forse con Iervolino, risolve lui, cambio dall'altra parte per De Iorio. De Iorio sbaglia il passaggio, c'è Nacci che prova il break, occhio a Salberg, sono lunghe le squadre, 3 contro 2, Salberg col sinistro, bomba, respinge Pepito, quindi ora Di Maio, prova a pennellare, Martone si sostituisce al portiere, riscodella ancora dentro Iervolino, ora forcing del Wimbledon. Bergaldi, sinistro, può armarlo, Bergaldi ancora, vuole il destro, Bergaldi, c'è tutto solo Esposito, servito ora in ritardo, era già tornato El Ciaba. Ora Nacci, palla dentro, De Iorio, dice di no, ma la palla è uscita. Buddha prova a girarsi, prova col sinistro, alza troppo il pallone, Nacci, e qui Di Maio, che fa? Fallo. Prova a fare tutto il campo, poi va via col tacco, dentro il pallone, per Rezzuto, deviato, calcio d'angolo. Ciaba, va lui dall'angolo, morbido a cercare, forse Rossi dall'altra parte. Nacci, ancora le Nacci, zona cross, morbido al centro, ci arriva Ciaba, prova a coordinarsi, Ciaba in palleggio, Iervolino, la spara lontano dalle parti di Pepito, fallo laterale. Martone. Tanto qui complottista Urabona, ancora Davide Martone prova ad andare via Iervolino, chiude ancora, quindi Di Maio, ultimi sprazzi di gara, qui Rossi si oppone ancora, Lampedusa tiene punteggio sul 3-1, quindi ora El Cid lancia lungo a cercare Di Maio, si oppone Martone ancora, poi Esposito, Di Maio la tocca, aspetta Linacci. Rezzuto controlla il pallone, bene ancora Rezzuto, quindi Iervolino raccoglie Rossi, ma lui col destro no, Esposito, quindi Di Maio, Marciano ancora molto bene, Rezzuto prova ad andare via col controllo, ancora Rezzuto, Vollero chiude bene, calcio d'angolo, Rezzuto va lui col sinistro a cercare Rossi, controllo di Carlo Rossi, palleggio poi, palla toccata per ultimo da Carlo Rossi, no, e fallo laterale per il Lampedusa. Ora Martone prova a girarsi, Di Maio ruba, quindi Bergaldi va via Salberg, ancora Salberg parla nello spazio per Buddha, ritorna Marciano che dà anche quest'ultimo metro per evitare il calcio d'angolo, c'è calcio d'angolo? Quindi calcio d'angolo per Bergaldi. Si avvicina al Sid. Nello spazio a cercare Buddha. Bello lo schema. E ancora calcio d'angolo. Iervolino combatte qui con Rezzuto e forse subisce fallo. Si accontenta del fondo. Ultimo cambio. Entrano Ciolo e Posca. Escono Vollero e Andrea Esposito. Occhio qui al Sid. Sale lui. Ancora il Sid, palla dentro, quasi un tiro, Nacci, calcio d'angolo.
Occhio qui, De Iorio prova a coordinarsi. Occhio qui a Marciano, palla dentro, Rossi non controlla. Qui va Rossi. Carlo Rossi, morbido a cercare Ciaba, Iervolino come può, Ciaba dall'altra parte, la palla esce sul fondo. Bergaldi dall'altra parte, De Iorio al volo, la spara a Via Vecchia San Rocco. Palla che però resta sul vialetto. Nacci va a lungo, Rossi di petto. Poi Posca va a lungo. Buda bene, qui si gira, fa salire anche la squadra. Ora ancora Buda che scambia bene con Bergaldi, la palla gli resta un po' dietro. Ciolo, palla dentro, raso terra, non esce il pallone. Nacci la fa sua. Quindi Nacci per Ciaba, per Rezzuto che prova ad inventare. Da trequartista, fallo laterale, Lampedusa attacca ancora. Martone, messa per Martone senior. Quindi ora Marciano qui col destro alto. Invece no, Rossi quando mancano 2 minuti al termine. Quindi Rezzuto, palla dentro, ma ancora per Rossi e Ciolito in calcio d'angolo. Da calcio d'angolo ha provato a spaccare in due il Wimbledon. Meno male che non ha segnato, perché non lo stavamo riprendendo. Quindi abbiamo commesso una ingiustizia. Di Maio, palla che arriva a Iervolino, va lungo Iervolino, Nacci ancora però sbaglia lo stop, arriva Bergaldi, prova ad andare via Bergaldi, Bergaldi ancora in area, la ruba Pepito, la trova Bergaldi, Salberg ancora, atterrato da Martone, calcio di rigore per il Wimbledon. Cosa ha fatto Bergaldi? Calcio di rigore. Cartellino giallo per Martone. Attenzione, Buddha contro Pepito Nacci. Va Buddha, la prende Nacci, segna Buddha. 3-2 finisce l'incontro tra Lampedusa e Wimbledon. Punteggio che non ha raccontato sicuramente quello che è successo durante i 50 minuti di gioco. In ogni caso vince e convince Lampedusa in questo test match. Una settimana dalla ripresa del campionato. Siamo qui al termine di Lampedusa Wimbledon con gli MVP per ogni squadra. 3-2 vince il Lampedusa. Siamo qui con Rezzuto, nuovo attaccante del Lampedusa, e col solito Bergaldi che per il Wimbledon è un trascinatore, se così possiamo dire. Parola prima a te, Salberg. Abbiamo visto nei primi 45 minuti un Wimbledon, abbiamo osato dire esanime, come abbiamo detto anche ad ora buona, poco gioco. Tanti buchi a centrocampo, sì, vabbè, zero occasioni, loro hanno giocato benissimo. Tralasciando questo, non vi ho visto in forma e in gamba per una stagione praticamente di cui siamo alle porte. Cosa è da dire? Il Wimbledon quest'anno cosa ci racconterà? Beh, facciamo la Platinum, quindi speriamo di non arrivare almeno ultimi, da prima di fare una la buona... lotta della salvezza. Sì, vabbè. Diciamo che però l'anno scorso a Sprazzi qualcosa sì, c'è stato, partita, sì. Abbiamo visto comunque quella cinicità che secondo me oggi è mancata, in realtà non tanto, perché Wimbledon ha fatto circa 4-5 tiri a porta, ne avete insaccati due. In ogni caso, cosa miglioreresti di questo Wimbledon? Sicuramente la difesa, perché troppi buchi, però vabbè, la prima partita ho detto, quindi non... Cioè giocare assieme di nuovo dopo 3 mesi è normale, è complicato, quindi... Vabbè, la difesa, l'attacco, quelle purtroppo siamo quindi, sempre quelli, quindi ci vuole un po' più di sì, un po' più di esattamente. Noi salutiamo Bergaldi per fare la doccia. Grande Salberg, siamo qui invece con Rezzuto. Abbiamo fatto attendere tutto questo tempo perché è nuovo del circuito, prima partita con il Lampedusa che quest'anno quanto pare ci crede. Come hai fatto 2 gol all'esordio, hai giocato una grande partita, primi tocchi con i tuoi compagni, come ti è sembrata la squadra? No, è una squadra fatta bene, ovviamente abbiamo 2 persone oltre a me, anche il terzino Marciano nuovo, quindi dobbiamo ancora... Infatti, ottima prestazione di Marciano, ha fatto veramente benissimo anche Martone, diciamo che la squadra è cambiata un po' rispetto alla sessione scorsa, però abbiamo visto che questi cambiamenti in effetti fanno bene a questa squadra. Ho visto che ti sei trovato bene, sì, anche sì, con... Sì.
con Carlo e Ciaba che hanno fatto una partita, una prestazione grandiosa. Sì. Martone è un... sempre un mostro. E se posso chiederti a cosa aspira a Lampedusa, almeno per quanto riguarda il campionato che ha alle porte? Non te lo so dire perché sono ancora nuovo, ma quindi okay, devo ancora vedere com'è la situazione, però siamo fiduciosi, dobbiamo ancora trovare un'intesa giusta. Quindi noi salutiamo Rezzuto e facciamo grandi complimenti a lui e a Lampedusa, e ora buona mamma butta la pasta.